i ministri De Rio e Franceschini, col sottosegretario De Vincenti, col sottosegretario Faraone e Vicari. Benvenuto Presidente. A me il compito di dare il benvenuto al Presidente del Consiglio dei Ministri per esprimere a lui la gratitudine per la collaborazione che abbiamo trovato a Palazzo Chigi nel definire il patto per lo sviluppo della città di Palermo. Abbiamo lavorato con tutte le strutture ministeriali competenti, con il forte impegno dell'area della rigenerazione urbana del Comune di Palermo e dell'area del bilancio del Comune di Palermo, oltre con i settori scolastico, dei servizi sociali e infrastrutturali, e oggi siamo qui per costruire un progetto di futuro di questa nostra città che non nasce nel deserto, ma che nasce in una realtà, come testimoniata da questo deposito, che è già in movimento, che già esiste e che il patto prevede ulteriormente di sviluppare. Palermo, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, non è una città europea. Palermo è una città medio orientale in Europa e noi siamo orgogliosi di essere medio orientali ed europei al tempo stesso, convinti come siamo che a noi tocca il compito non di essere Francoforte o Berlino, ma neanche di essere soltanto Beirut o Istanbul. Noi vogliamo essere Beirut col tram, vogliamo cioè in qualche misura mettere insieme le nostre radici con il nostro futuro, con le nostre aree. Ecco la ragione per la quale oggi questa città, con gli altri comuni che sono interessati e coinvolti in questa operazione, voglio ricordare in particolare il sindaco di Monreale, al quale ci legherà grazie a questo patto la Greenway, voglio ricordare il sindaco di Ficarazzi e il sindaco di Santa Cristina Gela, con i quali concorreremo al risanamento dei centri storici, voglio ricordare che questa città ha messo a posto i bilanci. Signor Presidente del Consiglio, io credo che noi abbiamo il diritto di dissentire dal Ministro Schäuble qualche volta, ma per dissentire dal Ministro Schäuble bisogna qualche volta comportarsi come lui. L'ha capito anche Tsipras in Grecia e l'ho capito io a Palermo. Abbiamo messo a posto i bilanci del Comune di Palermo, per questo possiamo dissentire dal Ministro Schäuble. Abbiamo fatto un'operazione di risanamento del bilancio, il Comune di Palermo vive una condizione di aziende partecipate tutte e sei con utili di esercizio, venendo in una condizione disastrosa, ma questo non significa che io non debba chiederle, signor Presidente del Consiglio, di prestare attenzione alla drammatica situazione dei comuni siciliani, che vivono attraverso il precariato e i problemi finanziari un'autentica crisi, per la quale ci siamo permessi di chiedere una proroga del termine di presentazione del bilancio dell'anno in corso, per poter consentire di presentare bilanci veritieri e non bilanci che sono costretti dalle nuove esigenze della nuova armonizzazione contabile. Ma siamo qui per parlare di questo patto per lo sviluppo della città di Palermo, di una città che ha scelto la mobilità umana come ragione del proprio esistere, la mobilità umana internazionale che fa di Palermo una città dell'accoglienza, così come siamo una città dell'accoglienza in Sicilia, che è una regione dell'accoglienza. Noi siamo un punto di riferimento e diciamo no agli egoismi europei, no alle meschinerie finanziarie che ci stanno condannando ad essere complici di un genocidio in atto nel Mediterraneo. Siamo convinti che si sta consumando un genocidio e la Sicilia è fuori dalle responsabilità di questo genocidio. Credo anche l'Italia sia fuori dalle responsabilità di questo genocidio, perché vogliamo evitare di essere chiamati responsabili, come dopo 70 anni italiani e tedeschi, ancora oggi responsabili per il genocidio nazifascista. Credo che sia questo il senso di una città che ha fatto della mobilità umana, partendo dal presupposto che ogni essere umano, il più diverso da me, è comunque persona, partendo da questo presupposto, ha approvato la Carta di Palermo e voglio registrare fra di noi la presenza della Consulta delle Culture col suo Presidente, che è un vero e proprio consiglio comunale, senza indennità, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, un vero e proprio consiglio comunale dei migranti, con 21 componenti, 9 dei quali sono donne. Credo che sia una lezione per tanti altri parlamenti e tanti altri consigli comunali. Noi siamo
in una realtà nella quale, nonostante il Comune di Palermo abbia messo a posto il proprio bilancio, viviamo le condizioni di crisi di sistema di un settore, per esempio, come telecomunicazioni. Penso ai lavoratori di Almaviva, penso all'impegno dell'oggi ministro Delrio e dell'ieri sottosegretario Delrio e oggi sottosegretario De Vincenti, penso al grande impegno della vice ministra Teresa Bellanova, che ha sicuramente dato un'impostazione di sistema per affrontare un problema che non può consegnare i lavoratori di questo settore strategico a una competizione al ribasso in danno dei diritti dei lavoratori. Le competizioni si fanno al ribasso sui costi diversi dai diritti dei lavoratori. Credo che sia questo il senso del messaggio che viene dai tanti lavoratori di Alma Viva, come del TLC in campo nazionale. La mobilità è anche il tram. Il più grosso investimento di questo patto, che complessivamente arriva a quasi 1 miliardo di euro, sommando ovviamente 770 di questo patto, le risorse del Polmetro e le altre risorse che sono state garantite dal ministro Delrio per la parte ferroviaria, lo dico a voce bassa, certo di non essere smentito perché il ministro è presente, dicevo quasi 1 miliardo di investimenti nella città di Palermo, nell'area vasta di Palermo, ci consentono di immaginare possibile la continuazione di un percorso che già è in atto. Un investimento di 200 milioni di euro per poter realizzare altre 3 linee di tram che si uniscono alle 4 che già sono in esercizio e che il ministro Delrio ha avuto modo il 30 di dicembre di inaugurare. Abbiamo previsto 2 grandi poli scolastici proprio ai confini delle aree urbane per consentire l'utilizzo da parte dell'utenza sovracomunale. Abbiamo previsto un intervento molto forte per riqualificare la circonvallazione e i ponti sul Loreto. Alcuni di questi interventi sono di drammatica urgenza. Abbiamo previsto un intervento, credo con il pieno coinvolgimento e compiacimento del ministro Dario Franceschini, che voglio ringraziare per l'attenzione che ha prestato e presta alla cultura a Palermo, un intervento sul Teatro Massimo. È la prima volta, dopo la riapertura del Teatro Massimo, in un tempo in cui c'era sindaco un certo Orlando, che interviene sulla struttura del Teatro Massimo per rifinalizzarlo e per migliorarlo, per avere strutture che siano adeguate alla qualità di questa istituzione culturale. Abbiamo ancora previsto investimenti, perché pochi sanno, Palermo ha la banda larga migliore d'Italia. L'abbiamo già, signor Presidente del Consiglio. L'avevamo realizzata e l'hanno nascosta. Cioè, con i 2 milioni che abbiamo chiesto, riattiveremo la banda larga e quindi avremo un anello telematico che consentirà, evidentemente, lo dico per tradurre in maniera assolutamente concreta, consentirà di avere wifi free in tutta la città o quasi in tutta la città. Credo che sia questo il senso di questo intervento, il coinvolgimento dei comuni dell'area vasta. Non ci siamo dimenticati dell'ospedale dei bambini, che non è di Palermo, ma è un'istituzione di dimensione regionale, prevedendo appunto la realizzazione di un'area al parcheggio multipiano essenziale per un ospedale dei bambini che deve coesistere con una parte importante del centro storico di Palermo, che dal 3 luglio dell'anno passato è stato riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, con un incremento turistico esponenziale che mi porta a dire al Governo nazionale: per favore aiutateci a trovare investitori che realizzino alberghi a Palermo, perché ci mancano gli alberghi e abbiamo i turisti, dopo anni nei quali avevamo gli alberghi e non avevamo i turisti. Credo che sia questo il senso complessivo dell'operazione che si sta facendo. Abbiamo previsto un laboratorio per lo start-up di imprese, abbiamo attraversato tutti i settori diversi della vita della città in una dimensione vasta. Siamo pronti al futuro perché abbiamo ben lavorato nel passato e questo momento sicuramente è un'occasione per poter andare avanti. Io considero, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, al di là delle chiacchiere politichesi, la sua presenza qui un fatto politico di straordinaria importanza istituzionale, un segno concreto che dopo 30 anni di disinteresse per il Mezzogiorno qualcuno comincia a occuparsi del Mezzogiorno. E Palermo non solo è nel Mezzogiorno, ma di più, è medio orientale in Europa, quindi 2 volte meritorio l'intervento a Palermo. Non ho altro da dire. Vorrei che lei tornasse a Palermo
possibilmente senza noi presenti, e venisse a trascorrere qualche giorno di vacanza in questa nostra città. Credo che sarebbe il modo migliore per avere la contezza della bontà del lavoro che abbiamo fatto e che ora, grazie al vostro aiuto, continueremo a fare. Grazie, Presidente del Consiglio. Buon pomeriggio a tutti, signor Sindaco, signor Presidente della Regione, signori sindaci, autorità tutte, cittadine e cittadini. Innanzitutto vorrei scusarmi per il ritardo. Purtroppo oggi è accaduto uno che poteva essere anche un grande incidente all'aeroporto di Catania. Abbiamo fatto una giornata tra Reggio, Catania e Palermo, a Reggio l'inaugurazione del museo archeologico, dove i bronzi di Riace saranno un po' meno soli, 5 piani di opportunità per i turisti. Poi siamo arrivati a Catania e a Catania purtroppo si è registrato un incidente che però, per la bravura del pilota e per la qualità delle donne e gli uomini che vi lavorano, non ha creato incidenti. Quindi ho telefonato al pilota, mi perdonerete se abbiamo fatto ritardo di un'ora, ma siamo anche molto contenti del fatto che nessuno si è fatto male, ed è importante. Sono poi passato al volo insieme a Graziano Del Rio. Oggi siamo presenti con una bella squadretta di governo. Ci siamo fermati con Graziano, non come ho letto, a fare insieme all'ANAS e alla Protezione Civile inaugurazioni in pompa magna. Abbiamo semplicemente riaperto la carreggiata di una strada che voi conoscete bene. E mi hanno detto: ehi, che ci fa il Presidente del Consiglio su una strada del genere? Il Presidente del Consiglio partecipa alle mega inaugurazioni galattiche, non alla riapertura delle carreggiate. Penso, sono certo che sarete anche voi della stessa opinione, che dopo quello che è accaduto e dopo l'autentico scandalo di realtà pubbliche che rischiano di crollare e di cadere, fosse doveroso dare un segnale. Il nostro governo, d'accordo con tutti gli enti territoriali, a cominciare dalla Regione, vuole investire innanzitutto sulla manutenzione ordinaria. Perché avere delle opere pubbliche e lasciarle andare a male, perché possono andare a male anche le opere pubbliche, è inaccettabile. E allora l'inaugurazione, che poi è semplicemente l'apertura di una carreggiata, si è accompagnata a uno stanziamento di oltre 800 milioni di euro per la manutenzione delle strade siciliane. Credo che sia un elemento di novità, di metodo e di merito molto importante. Poi naturalmente questo non toglie niente, anzi paradossalmente rafforza il fatto che se finalmente mettiamo a posto i viadotti, se manuteniamo le opere, se ci rendiamo conto che anche nel mezzogiorno i cittadini sono cittadini italiani, per cui hanno diritto anche loro a un servizio ferroviario degno di questo nome e all'alta velocità, come accade al nord, se ci rendiamo conto di questo e facciamo gli interventi conseguenti in Sicilia e contemporaneamente in Calabria, mettiamo fine alla tragicomica vicenda della Salerno-Reggio Calabria e partiamo finalmente con la 106, se cioè facciamo l'ordinaria amministrazione e recuperiamo i decenni di ritardo, allora si può porre il tema non in modo ideologico, ma del collegamento tra la Calabria e la Sicilia e quindi del ponte, iniziando da una priorità, che è quella che l'Italia ha diritto ad avere l'alta velocità tutta intera, da Milano a Palermo, perché l'Italia non finisce a Salerno, perché l'Italia non si ferma prima della Sicilia e della Calabria. Accanto a questo, poi ormai vi faccio il diario della giornata, però ho fatto un gesto al quale tenevo, accompagnato naturalmente dagli esponenti del mio partito, perché in quel caso sono andato sì come rappresentante delle istituzioni, ma anche come segretario del mio partito. Oggi, 30 aprile, abbiamo portato un fiore nel luogo dove Pio La Torre venne barbaramente ucciso insieme a 32 anni fa. E credo che
questo... Credo che sia un modo per dire a nome di tutti che la lotta contro la criminalità, la lotta contro la mafia, la lotta contro tutte le forme di illegalità non è una priorità per gli uni contro gli altri. È una priorità per tutti gli italiani e noi la consideriamo una battaglia che deve unire tutte insieme le persone per bene, perché nella memoria dei nostri martiri non c'è il racconto di un passato, c'è il seme del nostro futuro, c'è la nostra identità e c'è la dignità della politica di mettere al centro il ricordo di queste persone. Le loro vite sono state spezzate. Le loro idee, i loro ideali, i loro sogni camminano sulle nostre gambe. Dobbiamo essere all'altezza di questa gigantesca responsabilità. E adesso siamo qui a firmare un patto, a firmare un accordo. Che cos'è questo accordo? Un cambio di metodo. Un anno fa è iniziata l'ennesima discussione sul Mezzogiorno ed è stata affrontata dal punto di vista quasi etico. Si è detto, è giusto intervenire sul Mezzogiorno? Io stesso ho partecipato a un'iniziativa a Napoli per raccontare come il processo di unificazione dell'Italia e di unità d'Italia abbia in realtà avuto come elemento di debolezza la penalizzazione del Mezzogiorno. Quando parte l'unità d'Italia, Napoli-Portici è la prima ferrovia d'Europa. Alcune industrie sono tra le più forti al mondo. Le realtà culturali ed accademiche della Sicilia, e non solo della Sicilia, sono punti di riferimento straordinari. Quindi si è fatto tutto un discorso dicendo la politica italiana in questi ultimi 70 anni ha perduto l'appuntamento con la serietà sul Mezzogiorno, bisogna far ripartire il Mezzogiorno perché è giusto, perché è etico. Vero. Ma io credo, e può darsi che vi provochi, che prima ancora di essere giusto, sia utile per l'Italia che il Mezzogiorno riparta. Perché noi abbiamo una situazione particolare nel nostro Paese. Noi abbiamo un pezzo d'Italia, al netto del racconto sempre negativo che viene fatto da una parte di quelli a cui piace solo dire no, 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 e non hanno ancora scoperto la bellezza di poter dire di sì, la bellezza di poterci provare, la bellezza di poterci credere, la bellezza di potersi mettere in gioco. Al netto di questo racconto c'è un dato di fatto, un pezzo d'Italia viaggia più veloce della Germania. Guardate i numeri. Ci sono aziende, imprenditrici, imprenditori, lavoratrici, lavoratori che in pezzi d'Italia hanno performance economiche decisamente superiori a quelle di tutto il resto d'Europa. E contemporaneamente c'è un pezzo d'Italia che è pieno di intelligenza e di ricchezze che non viene valorizzato. Questo aspetto non è da affrontarsi sotto il profilo di vista soltanto etico. Dalla serie fate i bravi, sul principio esortativo, prego, dai, tiriamo su anche il Mezzogiorno, va affrontato in un modo totalmente diverso, va affrontato dal punto di vista della utilità per il Paese. Ah, Renzi, però tu sei utilitaristico. Io penso che la giustizia sociale e l'eguaglianza siano dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Ma per passare dalle chiacchiere e dai convegni ai fatti c'è bisogno di serietà, rigore e impegni concreti. E c'è bisogno di classi dirigenti che, anziché dialogare nei convegni su chi ha più ragione e chi ha più torto, assumano la responsabilità, sentite un po' cosa vi dico, di controllarsi gli uni gli altri.
Nei patti per il Sud c'è una brillante introduzione del professor De Vincenti che si chiama Master Plan per il Sud. Claudio è molto bravo, adesso è andato a parlare con i ragazzi di Almaviva, un professore oltre che il mio sottosegretario. Ma accanto a questo poi c'è un elenco di cose sulle quali il sindaco di Palermo controlla il presidente del Consiglio, il presidente del Consiglio controlla il sindaco di Palermo e i cittadini controllano entrambi, avendo cura di verificare la tempistica degli impegni che vengono presi, l'entità degli sforzi da fare e la serietà delle realizzazioni. Io ho fatto il sindaco, come lo ha fatto e lo sta facendo Leo Luca, come l'ha fatto Rosario a Gela, come l'ha fatto Graziano a Reggio Emilia. Le persone più straordinarie per un sindaco, i principali collaboratori, sono quasi sempre pensionati che quando c'è un cantiere, la mattina, prima di andare a prendere il caffè, con il piedino che batte, si mettono fuori dal cantiere e poi iniziano a contare quanti sono gli operai. E poi si fanno vivi, perché passano in comune anche in città non grandissime come le nostre, perché poi rispetto alle città europee non sono città grandissime, al sindaco ci arrivi. Sindaco, non c'è nessuno a lavorare. Oppure si fanno sotto, si fanno forti con una serie di suggerimenti, suggestioni. Questo ruolo di partecipazione e di cittadinanza attiva dei cittadini non può essere fatto naturalmente nella logica da pensionato che controlla il cantiere per un patto come questo, ma può essere lo strumento attraverso il quale ciascuno di voi, verificando gli impegni, mette in mora la classe politica italiana. Oh, parliamoci chiaramente. Una parte della classe politica italiana è stata campionessa mondiale degli alibi. C'era sempre un motivo per cui dar la colpa a quegli altri. C'era sempre un finanziamento che casualmente non c'era. Questo patto prevede degli impegni scritti, si verificano i tempi e se uno sbaglia deve spiegare perché sbaglia. Questo è il ribaltamento che noi abbiamo proposto. Non l'abbiamo proposto soltanto a Palermo, alla Regione Siciliana, la Regione Sicilia con cui firmeremo nelle prossime settimane, a Catania con cui abbiamo firmato stamattina, a Napoli, o meglio, più correttamente, alla Campania con cui abbiamo firmato la settimana scorsa, come pure abbiamo firmato stamattina a Reggio Calabria e per la Regione Calabria. Noi lo proponiamo a tutti gli amministratori del Mezzogiorno perché è un meccanismo che consente di riportare il Mezzogiorno ad avere il ruolo che spetta. E allora vengo al punto chiave. Volete che ragioniamo nel merito? Certo, c'è un tema di tranvie. Il sistema tranviario non soltanto modifica la percezione del servizio pubblico. Dove si fanno le tranvie, ne sappiamo qualcosa nelle nostre città, è sempre un successo straordinario. Poi naturalmente ci sono le discussioni, c'è quello che dice ma io preferivo la metropolitana, c'è quello che dice ma la tranvia costa troppo, normale. Ma il sistema tranviario consente non soltanto di liberare un po' di traffico, ma anche di tenere più pulita la città. E consente di avere un sistema di mobilità che sia all'altezza della sfida del nostro tempo. C'è poi il grande tema delle infrastrutture non tradizionali. La banda larga. Questo cambierà radicalmente l'impostazione e l'approccio dell'economia nei prossimi anni. E le risorse ci sono. Cambierà l'approccio di chi viene a visitare Palermo e la Sicilia. Ma vi rendete conto di che autentico scandalo è il fatto che la provincia di Bolzano, da sola, nel 2014, ha attratto l'11% dei turisti stranieri che sono arrivati in Italia? Vedo facce perplesse che dicono, che ti hanno fatto di male quelli della provincia di Bolzano? Vi domando, provate a mettere insieme tutta la Sicilia, Palermo, la Valle dei Templi, Catania, Taormina, Siracusa, il Barocco, Noto, Ragusa, metteteci tutto quello che conoscete. Metteteci poi la Calabria, i bronzi di Riace, sì, i bronzi di Riace, ma anche il mare dell'una e dell'altra parte. Poi metteteci la Puglia, il Salento,
la bellissima zona delle Tremiti, il Gargano, poi metteteci la Campania, Capri, Ischia, ma metteteci pure Pompei, Ercolano, metteteci tutto quello che vi rimane della Campania, che è enorme, bellissimo. Poi come potete dimenticare la Basilicata e quindi Matera, poi se, Molise, guai a dimenticarselo, tutto insieme, questo ben di Dio ha fatto l'11% dei turisti stranieri, esattamente quanto la provincia di Bolzano. Ora, la provincia di Bolzano è oggettivamente bellissima, non vorrei avere una crisi diplomatica, ma se i turisti stranieri non vengono nel mezzogiorno, qual è il problema? Primo, è il problema di racconto di che cos'è il mezzogiorno. Il mezzogiorno vuole combattere tutti i suoi problemi, le sue polemiche, le sue critiche, ma il mezzogiorno non può essere raccontato costantemente come un insieme di problemi soltanto, come un set per le disgrazie, come l'elenco dei problemi che l'Italia non risolve. Il mezzogiorno è la culla della nostra cultura, è la culla di intere civiltà e civilizzazioni. È un luogo dove si deve perdere la testa dalla bellezza dei paesaggi o delle opere culturali. Se noi continuiamo, per primi noi, soltanto a verificare le cose che non vanno, non avremo mai la forza di smuoverci. Allora, sento tanti che dicono, però Renzi, te continui a guardare gli aspetti positivi, il bicchiere mezzo pieno, dovresti anche dire che c'è un bicchiere mezzo vuoto. Sì, certo, c'è anche il bicchiere mezzo vuoto. Ma noi siamo convinti che qualcosa si stia muovendo e che sia da preferire chi, con umiltà, magari anche sbagliando qualcosa, però ci prova, a chi dall'alto di una cattedra, spesso rivolgendosi soltanto allo specchio, fa soltanto l'elenco delle critiche e non prova mai a sporcarsi le mani per rimettere in moto finalmente le cose. Io non mollo, noi non molliamo, costi quel che costi, continueremo tutti i giorni per i prossimi 2 anni a far ripartire il Mezzogiorno, a far ripartire la Sicilia, a far ripartire Palermo, perché questo vuol dire far ripartire l'Italia. Eppur si muove. Ah, ma il Jobs Act ha fatto soltanto qualche centinaio di migliaio di posti di lavoro in più. La faccia. Ah, ma noi volevamo di più. Anch'io voglio di più. Ma quei centinaia di migliaia di persone che arrivano ai numeri Istat non sono numeri, non sono codici fiscali. Sono persone che quando ti incontri, ti stringono la mano e dicono io adesso ho un lavoro a tempo indeterminato. Io adesso accendo un mutuo, io adesso faccio un figlio. So che potrà sembrarvi sterile o forse banale, ma una delle più grandi questioni che ha questo paese è il problema della natalità. Noi abbiamo avuto l'indice di natalità tra i più bassi d'Europa perché abbiamo smesso di credere nel futuro e perché i nostri giovani non avevano alcun tipo di garanzia. Rovesciare questo approccio non è né di destra né di sinistra, né del governo e degli enti locali, è una cosa giusta e sacrosanta che va fatta nell'interesse dell'Italia e piaccia o non piaccia, noi la faremo. Mettere finalmente in moto un processo per cui un imprenditore, c'è un qualche imprenditore qui dentro? Sulle mani. Bene. E stava arrivando a quella, non è che volevo parlare di filosofia con gli imprenditori, che sono peraltro spesso sensibilissimi al tema. Ti faccio l'elenco. Negli ultimi 2 anni, quanti lavoratori hai tu? 10 persone. Un'azienda che ha 10 persone oggi non paga più l'IRAP nella componente costo del lavoro per quelle 10 persone. Non è un regalo nostro, è un principio di buonsenso. Perché si arrivava al paradosso che magari l'azienda l'anno chiudeva male e doveva però pagare l'IRAP perché c'aveva dei lavoratori. Abbiamo cancellato la componente costo del lavoro dall'IRAP. Abbiamo offerto un'occasione, una, banale. Chi nel 2016 ha voglia di fare investimenti o li può fare per l'azienda, non chi dice, vabbè, io li metto in tasca perché faccio utili, divido gli utili, no. Chi investe sui macchinari, quest'anno, poi mi dicono che assomiglio a un venditore, ma solo per quest'anno,
Stiamo studiando un metodo per consentire che valga per quelli ordinati quest'anno, perché sennò sui consegnati un po' di aziende italiane vanno in difficoltà, ma solo per quest'anno, solo ed esclusivamente nel 2016, avrà diritto a un superammortamento del 140%. Chi lavora nell'agroalimentare ha IMU e IRAP agricola che non si pagano più. E contemporaneamente il 16 giugno non ci sarà da pagare l'IMU e l'ICI, o che poi si chiama TASI, e contemporaneamente chi guadagna meno di 1.500 euro netti al mese ha gli 80 euro che non sono la mancia elettorale, sono una mancia per chi è pieno di soldi. Per chi prende 1.050 euro, 1.100 euro al mese, gli 80 euro netti mensili significano la possibilità di avere un libro in più, una pizzeria in più, lo zainetto nuovo per il figlio. Per la prima volta nella storia repubblicana stiamo riducendo le tasse, però, e qui vengo a contraddirti, se posso, non basta la riduzione delle tasse. Non solo perché dice io voglio ridurle ancora, e ha ragione, non solo perché in tanti dicono bisogna semplificare la pubblica amministrazione, ma perché il punto centrale sul quale vado a chiudere è che o questo Paese ce lo riprendiamo noi tutti insieme, avendo il gusto di ritrovare la passione di chiamare le cose con il proprio nome, di dire che siamo orgogliosi di essere italiani, di dire che non ne possiamo più di quelli che si lamentano soltanto, di dire che piaccia o non piaccia noi ci proviamo, oppure l'Italia non esce dalla crisi. L'amministrazione comunale ha un elenco di cose da fare, io non ho dubbi che le farà. Noi staremo col fiato sul collo come Orlando starà con il fiato sul collo a noi. La Regione Sicilia firmerà l'accordo e sarà allo stesso modo questo il rapporto. Ma quello che è cruciale per me è che finalmente riparta in moto l'entusiasmo e la partecipazione dei cittadini. Noi in 2 anni abbiamo fatto alcune cose che non tutti si aspettavano. Bene. Risultati buoni, negativi, ciascuno valuterà. Tra 2 anni si vota e ognuno deciderà chi votare. Ora non sono minimamente interessato alla questione di campagna elettorale. Ora vi dico, c'è un'Europa che è ferma. C'è un'Europa che ci dice che c'è bisogno dell'Italia. Un'Europa che in passato ci ha raccontato tutto dei dettagli burocratici, ma che poi fino a un anno fa, di fronte alle stragi come quella di un anno fa, aprile 2015, si girava dall'altra parte. Sì, hai ragione, Luca, siamo fieri come italiani, ma siamo fieri anche e soprattutto grazie a voi siciliani, perché avete avuto una generosità e un cuore che è quello che caratteristica la vostra, che caratterizza la vostra cultura. Se siamo fieri di noi stessi è perché voi ci avete aiutato ad essere. Però contemporaneamente, diciamola tutta, non basta essere fieri. Bisogna avere il coraggio di dire all'Europa che ci vuole un patto per l'Africa, oltre che un patto per le nostre realtà territoriali. Noi abbiamo presentato il Migration Compact, dicono aiutiamoli a casa loro e poi tagliano i soldi sulla cooperazione internazionale. Se vuoi aiutarli a casa loro, devi avere il coraggio di dire che l'Africa va coinvolta, aiutata con progetti di sviluppo e che però contemporaneamente l'Europa non può girarsi dall'altra parte quando ci sono scene come quelle che sappiamo. E allora bisogna fare la battaglia in Europa, portare più investimenti, spiegare che la nostra cultura non è un fiore all'occhiello, è l'idea stessa che nutre la nostra identità. Con la cultura non si mangia, ha detto qualcuno, è la cultura che nutre noi stessi, senza cultura perdiamo l'idea di quello che siamo. Avete visto che cosa è accaduto nelle periferie francesi o belga? Lì si è perso il senso della comunità, in quelle periferie sono nati gli estremisti. Senza un investimento in cultura, senza un investimento in ciò che siamo, perdiamo la ragione stessa della nostra identità. Tutti questi temi sono temi made in Sicilia. Sono temi che nel corso degli ultimi secoli voi avete sviscerato. E allora io sono qui per chiedervi un aiuto. E chiudo su questo. L'aiuto non è l'aiuto di uno che dice, ah beh, adesso votate. Per 2 anni non si vota. Si vota alle politiche del 2018. L'aiuto è molto più grande di chiedere semplicemente il sostegno al voto. L'aiuto è di chi dice, di fronte alla situazione in cui siamo, dove c'è una fame di bellezza e d'Italia straordinaria,
se ce la mettiamo tutta e remiamo tutti dalla stessa parte, anziché continuare a sottolineare le cose che non vanno, questo Paese è capace di fare i più grandi miracoli che la storia ricordi. Quelli piccoli, come quello che lunedì a Termini Imerese vedrà 20 ingegneri tornare a riaprire la fabbrica di Termini Imerese. Credo di essere stato il primo Presidente del Consiglio, Sindaco, a visitare Termini Imerese. Era il 14 agosto del 2014, c'era un caldo cane, comprensibilmente. Allora l'apertura, la riapertura sembrava impossibile. Oggi quella è una sfida che io non dico sfida vinta, prudenza, volare basso. Ma noi da qui alla fine dell'anno vedremo più di 200 persone rientrare in quella fabbrica. È la sfida che portiamo nel cuore di tutte le crisi aziendali. Orlando ha ricordato Almaviva. Penso alla vicenda che ha coinvolto Gela. Penso alle tante difficoltà dei piccoli artigiani e piccoli imprenditori di questa terra. Penso alle difficoltà del mondo edile, un settore che è stato dimezzato. 937.000 persone sono diventate 520.000. Ma penso anche alle straordinarie opportunità che abbiamo. In fin dei conti, se l'Italia si rimette in moto è perché Palermo, la Sicilia faranno la loro parte. E allora il patto è firmato, adesso lo sigliamo, veniamo a controllare, non passiamo di qui a far passerelle, una volta ogni qualche mese ci veniamo incontro, Orlando viene anche a trovarci a Palazzo Chigi, quindi il problema non si pone, ma chiedo a voi di non cedere mai alla cultura del piagnisteo. Noi le nostre energie fino all'ultima goccia le mettiamo nell'impresa di far ripartire l'Italia. Ma a chi ama l'Italia, a chi è orgoglioso del tricolore, a chi ha passione per la bellezza di questo Paese, io chiedo dateci una mano. Basta con la cultura dei no e della rassegnazione. C'è un'Italia che dice sì e che ha voglia di crederci. Accompagniamola insieme perché, piaccia o non piaccia, il futuro appartiene a chi ci crede, non a chi si rassegna. Viva Palermo, viva l'Italia e andiamo a prenderci il futuro. Capisco che ho detto di non rassegnarsi, ma urlargli così, no. Vi potete gentilmente mettere a sedere che i fotografi si stanno innervosendo? Bene? Perfetto. Benissimo. Allora, rifacciamolo. Ora noi rifacciamo lo scambio, lei però non picchi nessuno. Bene.